Risalti molto le partite difficili, l'andata segnasti, per come sono ciò, le segnasti a Picello sono le partite difficili. No, infatti, poi diciamo che sei decisivo per queste partite. Parlavamo proprio adesso sotto la doccia, a caso vuole che contro la Volta due gol da 30 cm dalla porta. Vabbè, bene così, l'importante è portare i punti a casa. Altre domande? Ecco, hai detto guardiamo avanti, guardando avanti c'è questo trastevere che non si ferma più. Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, noi dobbiamo avere paura di noi stessi e la preoccupazione deve essere rivolta a noi stessi. Sappiamo che siamo un buon gruppo, una buona squadra, affiatata, merito è di, secondo me, è soprattutto di chi non gioca, perché permette a chi gioca di esprimersi al massimo, di stare sempre sul pezzo e non mollare mai. Poi normale, se loro vinceranno tutte le partite da qui alla fine, bravi. Però noi dobbiamo guardare a noi stessi, non possiamo pensare agli altri. Ecco, domenica 4 è difficile, forse simile a quella di oggi, se non per il fatto che loro potenza a favore tra i problemi che fatto lì, ma anche perché i tifosi di tutto non è che vanno prestati per questa sezione. Sì, noi domenica andremo a Potenza cercando di fare la nostra partita e cercare di portare l'intera posta a casa. Sappiamo che noi siamo qua per vincere. Personalmente io sono venuto qua quando c'era per vincere. Se arrivo secondo dico ho fallito. Però da solo non sono capace di far nulla. Tutta la squadra deve remare dalla stessa parte. Penso che l'abbraccio di domenica scorsa, l'abbraccio di oggi quando c'è stato il gol, penso che si vede, siamo tutti uniti dai tifosi, dalla società, la squadra e tutto l'ambiente. Penso che solo così si possa far bene. Mimmo, queste partite, insomma, siamo a febbraio, ci abbiamo verso la fase finale del campionato. Si può dire che un po' la tensione inizia a salire, insomma, da dietro? No, ma è normale, quando le partite più diventano di meno, meno si deve sbagliare. E anche perché, come ha detto prima, il Trastevere continua a vincere. La tensione non è, non sale, rimane sempre la stessa perché tutte le partite sono importanti e domenica dopo domenica noi dobbiamo mettere il nostro mattoncino. Prima era vittoria da conquistare oggi, a maggior ragione, dopo i tifosi che hanno concluso il migliore dei modi a settimana di festeggiamento del compleanno 1906. Che emozione è stata per te festeggiare un compleanno di una società così gloriosa? No, è una società importante, con blasone, si sa, la nocerina. Dispiace vedere un po' il San Francesco un po' vuoto così, però lo zoccolo duro è sempre presente e questo fa piacere. Spero che all'ultima giornata sia pieno, anche prima, però l'importante è... Collegandoci a questa cosa dei 107 anni che ha compiuto la nocerina, vogliamo anche stare vicini a quel tifoso che purtroppo per seguirci si è fatto male e ha perso un dito. Quindi che cosa ti senti di dire a quel tifoso per incitarlo ad andare come lotti tu? Che il gol di oggi lo dedichiamo a lui, dai. Va bene. E infatti, no, era anche a centrocampo quando prima di iniziare la partita. Altre domande? Posso così? Grazie, buonasera.